Benvenuti Liliana. Ti accomodi, signor Renga. Signora, una domanda prima. Consente le riprese televisive? Non mi interessa. Non mi interessa allora le cose. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie. Vuol dare, signora, le sue generalità alla segretaria? Benvenuti Liliana, nata a Vicchio il 22 4 febbraio. 4 febbraio 1922. 4 febbraio 1922, risiede a? A Barberino di Mugello. Può rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero, signora? Sì. Io ho una sola domanda, Presidente. I testi di stasera sono su fatti sicuramente marginali e sono numerosi, ma le domande sono molto brevi, a meno che i testi non abbiano a dire qualche altra cosa. Prego. Signora Benvenuti, lei è stata interpellata dalla polizia in merito a una circostanza. Sì. E è questa. Se per caso lei ha partecipato a una festa dell'uva a Mercatale dove c'era la banda delle maggiorette di Vicchio. Sì. È vero? Sì, io sono uscita fuori a vedere questa manifestazione. Poi... Ricorda, signora, grosso modo l'anno? Mi sembra nell'83. Mi sembra, però io non mi ricordo di preciso. Ricorda se a questa festa c'era qualcuno che lei conosceva? Conoscevo. Persone di Mercatale, ovviamente. Sì. Sì. Fra queste persone c'era per caso, se lei lo ricorda, crede o ha visto il signor Pacciani? Sì. Perché lui di Mercatale, quindi... L'ho visto, così come tanti altri. Certo. Ricorda per caso se lui, non so, offriva da bere a qualcuno? Sì, lui andò a prendere vino a casa sua e offrì da bere alla banda, poi... In questa banda di Vicchio lei conosceva qualcuno? La figliola di una mia cugina e basta, perché io manco da Vicchio dal 47. Ah, ecco, lei è di Vicchio. Sì, ma io manco da Vicchio dal 47. C'era la figlia di una sua cugina. Sì. E che era nella banda. Sì. Quindi c'erano diverse ragazze. Sì, ma io quelle giovani non le conoscevo. Conosceva solo questa figlia di una sua cugina. Sì, perché poi... Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avvocato Colao. Senta, signora, può precisare come si chiamava questa signorina della banda? Sì, se ma è qui che testimonia anche lei. Ora il cognome, perché si è sposata, da ragazza era Arcusi Marzia, e da sposata ora non mi viene... Sottili, signora. Sottili. Vabbè. Sottili, sì. Bene, grazie, signora. Prego. Altre domande, signori avvocati? Nessuna, signori avvocati? Nessuna. Difensori, nessuna. Signora, grazie, buonasera. Prego.